E il presidente della regione Enrico Rossi oggi invece è stato in visita al centro profughi di San Giuliano Terme. Parliamo di immigrazione e di un centro dove una ventina di profughi sui 140 ospiti sta imparando le basi del lavoro ortofrutticolo. Siamo andati con Gianluca Vatti. Nel comune di San Giuliano Terme sono arrivati 141 migranti, ciascuno con una storia da raccontare, spezzoni di vita drammatica, in fuga dal proprio paese perché perseguitati politici o perché senza una speranza. Il modello toscano d'accoglienza per ora tiene e qui a San Giuliano, in questa struttura, sono 21 i profughi che stanno imparando ad inserirsi nel lavoro ortofrutticolo, cercando di conoscere le basi per poter lavorare un giorno la terra da soli e diventare indipendenti. Oggi, naturalmente, come potete ben vedere, parte il primo progetto pilota per quanto riguarda una delibera che ha fatto la Regione Toscana appunto sull'impiego in corsi di formazione di questi ragazzi appunto richiedenti asilo. Il modello di accoglienza toscana però, per funzionare al meglio, dovrebbe estendersi anche ad altri comuni, dice il presidente Rossi. Soprattutto non limitarsi soltanto a metterli in un posto e buonanotte ai suonatori, bisogna star dietro, impegnare le persone, vedere se imparano un po' l'italiano, vedere se imparano anche qualcosa in tema di diritti, in tema di doveri, vedere se fanno un corso di formazione, vedere se restituiscono qualcosa grazie alla loro presenza anche alla collettività. Adesso la speranza è che la Regione possa rilasciare a questi ragazzi un attestato di frequenza che permetta loro di esibire un titolo per poter trovare lavoro.